intervento sulla necessità di una social media policy di istituto è importante proprio perché bisogna considerare che innanzitutto non c'è un distacco tra vita virtuale e vita reale, e perché inoltre le scuole sì, si dotano ovviamente di sito web istituzionale e di strumenti di comunicazione correlati, per cui è importante da una parte che ci sia una regolamentazione del chi fa cosa con gli strumenti istituzionali web e di comunicazione, quindi decidere come viene gestito il sito, chi lo gestisce, come pubblicare, che tipo di contenuti, i ruoli di ognuno. Poi ci dovrebbe essere, secondo me, tutta una parte che riguarda anche le tecnologie e il digitale in uso nelle scuole per quanto riguarda i materiali didattici e la loro gestione, per cui tutta, insomma, una sorta di linee guide all'uso, o anche a suggerire che tipologia di strumenti web 2.0 utilizzare per la condivisione di materiali, anche qui ruoli, procedure e strumentazioni. Però secondo me è necessario e opportuno, proprio perché siamo educatori e la scuola è la prima comunità educante, occuparsi di quello che è il mondo correlato ai social media, mondo che è totalmente abitato dai ragazzi, dagli studenti, ma anche da noi adulti, perché da sondaggi vari, ogni volta comunque che chiedo quanti di noi utilizzano o non utilizzano Facebook piuttosto che Twitter o altri strumenti, o comunque WhatsApp, che annovero tra i vari canali social, tutti comunque abbiamo in mano uno smartphone o un tablet, oramai docenti e studenti, e studenti soprattutto. Questo cosa comporta? Comporta che dobbiamo preoccuparci della cultura digitale, cioè di formare i ragazzi al corretto uso degli strumenti. Allora, in ogni istituto scolastico dovrebbe anche essere previsto questo gruppo di lavoro che tira fuori insieme agli studenti delle linee guida condivise dei comportamenti cosiddetti social, dei comportamenti su web, che comprendono tutta una serie di problematiche, dalla prevenzione a degli abusi e quindi di tutto ciò che accade ai ragazzi, ad esempio le problematiche di bullismo, cyberbullismo eccetera, perché vengono lasciati da soli ad utilizzare gli strumenti, a tutto quella che è la gestione ad esempio dei contenuti digitali, quindi il diritto d'autore, la varia tipologia di condivisione di contenuti, ma anche quella che è l'uso dei profili Facebook, Twitter, social, l'uso e l'abuso, e quindi tutta una serie di categorie di problemi educativi che riguardano esattamente la scuola, di cui la scuola non può fare a meno. Diciamo che ci sarebbe tantissimo lavoro da inserire e tantissime riflessioni nella social media policy di istituto, ma se viene condivisa non ci troveremo più ad affrontare il problema telefonini aperti a tutte le ore durante l'orario scolastico, che comunque accade, basta pensare a quanto accade nelle giornate di prove invalsi sul web, dove gli studenti comunque postano foto e twittano e mandano su Facebook tutto ciò che accade dalle aule, per cui il divieto, diciamo, sancito dalla normativa è corretto e giusto, perché c'è diffusione di dati, violazione di privacy eccetera, è corretto. Non possiamo solo pensare di vietare i social a scuola e risolvere il problema così, dovremmo integrare il tutto in una maggiore condivisione della cultura digitale, e quindi la scuola se ne deve fare carico.